Cambiamo decisamente argomento. Da 168 anni, puntualmente anche nei periodi bui come quelli della guerra, il popolo di Cerchiara di Calabria e del circondario il 25 aprile festeggia Santa Maria delle Armi. Il servizio di Pasqualino Pandullo. Al centro dell'antichissimo rito di Cerchiara, la processione con il simulacro della Madonna delle Armi. Dopo la celebrazione dell'Eucaristia nel piazzale antistante il santuario, la processione tra antichi canti alla Vergine si snoda lungo i sentieri del Monte Sellaro per poi fare ritorno nella caratteristica chiesa, oggi in restauro. Sono davvero tanti i devoti provenienti da tutto il comprensorio Pollino-Sibaritide che, dopo aver partecipato alle sacre funzioni, invadono i prati per dare vita ad allegri bivacchi, danze e musica. La festa della Madonna delle Armi venne istituita nel 1846 a seguito di una grazia ottenuta dagli abitanti di Cerchiara per intercessione della Madonna, la salvezza del raccolto messo in pericolo dalla calura. Da allora, con apposito patto scritto, la gente festeggia la protettrice ogni anno il 25 aprile. È una devozione che ormai da secoli, perché la Madonna delle Armi esiste dal 1450 e dunque coinvolge ormai i popoli non solo della provincia di Cosenza ma dell'intera Calabria. Tant'è addirittura che ci sono associazioni di devoti della Madonna delle Armi sparse un po' in giro per l'Italia. Una è stata creata proprio di recente anche in Lombardia.